I primi 5 step da compiere per fare la tua prima operazione immobiliare è accedere al settore immobiliare, però sfruttando immobili altrui, quindi guadagnando una vera e propria rendita da immobili che però non sono tuoi. Molto probabilmente ti stai chiedendo, Marco, com'è possibile fare tutto questo? Cosa stai dicendo? Molto probabilmente è la prima volta che vedi un video su questo canale. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Marco Bigliani, aiuto ogni giorno centinaia di persone a guadagnare, ripeto, a crearsi un'attività, a crearsi una vera e propria rendita da immobili altrui, sfruttando immobili altrui, tramite principalmente un'attività che però si divide in due declinazioni. Io in questo momento ho 21 anni e più di 20 immobili all'interno del mio portfolio, che ripeto, non ho acquistato, non sono miei. Sono partito 3 anni fa, nel 2018, senza competenze, senza nessun budget a disposizione, e 3 anni dopo sono qui con, ripeto, più di 20 immobili all'interno del mio portfolio che mi generano migliaia e migliaia di euro al mese in maniera ovviamente slegata al mio tempo, perché si sa, l'immobiliare mi permette di metterci degli inquilini all'interno, degli ospiti che devono alloggiare, in questo caso a breve termine, dentro un appartamento, e il lavoro sporco, tra virgolette, lo fa l'appartamento. Però quali sono questi primi passi, primi step, perché ci sono decine e decine di video sul mio canale YouTube, però ho voluto crearne, tra virgolette, un altro un po' più pratico. Perché molti, ripeto, mi chiedono su Instagram, Marco, ma come si inizia, come si parte, quali sono i primi step da compiere? Innanzitutto facciamo un brevissimo riassunto proprio di 1 minuto per spiegare le differenze fra questa attività e le due declinazioni che compongono questa attività. La prima è rental arbitrage in inglese, quindi potremmo anche darle una definizione italiana che è la sublocazione, cioè cosa possiamo fare, cosa faccio io ogni giorno e cosa fanno centinaia di studenti che sono all'interno, per esempio, dei percorsi come chiavi immobiliari. E andiamo da un proprietario, troviamo uno dei centinaia di proprietari, migliaia di proprietari che ogni giorno vuole affittare il suo appartamento, firmiamo un contratto di affitto a lungo termine, 4 anni più 4, 3 anni più 2, quindi per 5-8 anni prendiamo il possesso di un immobile con in pratica qualche migliaio di euro, 2, 3, 4 mila euro, abbiamo la possibilità di firmare un contratto di affitto, pagare le prime mensilità, pagare i depositi ed entrarci. Invece che però viverci regolarmente all'interno, lo prendiamo, lo destiniamo agli affitti brevi, lo carichiamo su portali come Airbnb e Booking che sono gratuiti, otteniamo delle prenotazioni e degli ospiti che devono starci a breve termine per 1, 2, 3, 4 notti, e generiamo ovviamente una plusvalenza fra i costi di affitto annuali e quello che riusciamo a ricavare in maniera giornaliera, ovviamente. La seconda possibilità è adatta proprio alle persone che partono da zero, non hanno proprio competenze, non hanno nessun tipo di budget, proprio zero, ad investimento zero, e permettono, diciamo, a queste persone, o meglio, questa attività permette a queste persone di collaborare, tra virgolette, con i proprietari, quindi aiutare, scusate, questi proprietari ad aumentare la redditività del loro immobile, gestendo tutte le aree di questo business, i check-in, i check-out, le pulizie, la gestione dei prezzi, la gestione delle piattaforme, la comunicazione con gli ospiti, eccetera, eccetera. Quindi questi property manager, appunto, che tramite l'attività del property management aiutano questi proprietari a, ripeto, incrementare la redditività del loro immobile, e guadagnano ovviamente una percentuale. Quindi si offrono loro le loro skill, le loro competenze, in questo caso le mettono a disposizione. Non guadagnano ovviamente al 100%, ma visto che non hanno responsabilità, non devono firmare contratti di affitto, non devono fare nulla di tutto questo, guadagnano magari un 10, un 20, un 30% su quello che genera l'immobile, tra virgolette, ogni mese, ogni giorno, ogni settimana. Quindi, brevissimo riassunto, ci sono moltissimi altri video anche qui sotto, un mini corso gratuito che spiegano tutto più nel dettaglio. Però quali sono, Marco, gli step? Arriviamo al dunque. Allora, ragazzi, il primo step è formarvi. Perché, come vi ho appena detto, voi dovete avere un pacchetto di skill, un pacchetto di competenze, dovete saper valutare una zona correttamente, dovete saper aiutare questi proprietari, effettivamente, se volete ottenere questi clienti, tra virgolette, e nel momento in cui dovete scegliere, per esempio, un immobile da prendere in affitto, dovete sapere esattamente anche quali sono le procedure a livello burocratico, come si automatizza, qual è la mentalità che sta dietro queste piattaforme come Airbnb e Booking, come funziona l'algoritmo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come capire come fare meglio i prezzi, come gestirli meglio, come fare, tra virgolette, upsell, cross-sell, massimizzare ovviamente il tasso di occupazione, cioè quante notti in media, tra virgolette, riempi ogni mese, eccetera, eccetera. Quindi ci sono un sacco di aree. Quindi il primo step è formarsi e acquisire un pacchetto di skill e competenze. Il secondo step è cominciare a trovare un proprietario. Ci sono tantissimi canali come immobiliare.it, subito.it, idealista.it, casa.it, eccetera, eccetera. Ce ne sono, ragazzi, tantissimi, dove ci sono varie, ovviamente, strategie in base a che declinazione scegliete, in base se decidete di partire in sublocazione, con rental arbitrage, quindi volete approcciare dei proprietari che hanno dimostrato il loro interesse nel affittare il loro appartamento a lungo termine tramite la pubblicazione di un annuncio, quindi dovete contattare questi proprietari. Non parleremo oggi di come farlo, ci sono altri video, oppure anche in gestione, se volete fare i property manager, quindi dovete contattare questi proprietari che
chiaramente vogliono aumentare la redditività del loro immobile, vogliono far sì che il loro investimento renda in questo caso, ma d'altra parte non hanno tempo, non hanno voglia, non hanno skill, non hanno competenze, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di motivi e voi potete contattare, ripeto, questi proprietari e proporvi come dei property manager in questo caso. Quindi questo è il secondo step. Il terzo step in questo caso, dopo aver approcciato questi proprietari, ovviamente è avere delle skill e competenze a livello di vendita per concludere la trattativa con questi proprietari e poi preparare ovviamente l'appartamento. Gli appartamenti che sono destinati molto spesso agli affitti a lungo termine, hanno delle carenze, tra virgolette, non hanno molto banalmente all'interno la biancheria da letto, non sono, tra virgolette, preparati al meglio per accogliere degli ospiti che arrivano una, due, tre notti in città, o una, due, tre notti in montagna, o in qualsiasi zona sia, e vogliono trovare completamente tutto pronto, con bicchieri, tazzine, lavanderia, le lenzuola. Insomma, l'appartamento deve essere accogliente con tutti i benefit e tutti i servizi. Quindi il terzo step in questo caso, oltre a concludere la trattativa, è anche ovviamente preparare l'appartamento e capire esattamente come venderlo al meglio su queste piattaforme, cosa cercano gli ospiti. Ho anche qui fatto un video riguardo, che si chiama la lista tra virgolette della spesa, cioè cosa deve avere un Airbnb in questo caso. Quindi anche questa è una cosa, un'area fondamentale di questa attività, perché se l'appartamento poi non è presentato bene e non risulta accogliente agli occhi di un potenziale cliente che deve alloggiare per una, due, tre notti, voi non otterrete in questo caso delle prenotazioni, o anche se lo tenete, poi avrete delle recensioni in questo caso negative, visto che gli ospiti si lamenteranno per un sacco di carenze dal vostro punto di vista nell'appartamento. Quarto step, dopo aver capito esattamente come presentare questo appartamento al meglio, ovviamente attirare il maggior numero di ospiti, attenzione ovviamente, e di conseguenza prenotazioni possibile, è fondamentale pubblicarlo su questi portali. Quindi andare a fare proprio la procedura, cioè un vero e proprio protocollo specifico da seguire per far sì di pubblicare il vostro annuncio su portali come Airbnb e Booking, che come ho già detto più volte sono completamente gratuiti. Pensano loro al marketing, pensano loro a tutte le complessità, quindi la fatturazione, la gestione ovviamente della lamentela del cliente, i rimborsi, eccetera, eccetera. Quindi voi dovete, o meglio riceverete in queste cose solo le prenotazioni e poi i compensi, i bonifici appunto di pagamento, e Airbnb o Booking si tengono solo una percentuale in questo caso. Piccolo o grande che sia, ci sono varie differenze, dipende, ma ripeto, non dovete spendere soldi per acquisire clienti, non dovete pensare a, tra virgolette, fare marketing per la vostra struttura, capire come differenziarvi, guardare la competizione, un sacco di altre cose. Ci sono un sacco di complessità in questo caso in meno. Ma d'altra parte bisogna capire esattamente qual è la procedura innanzitutto specifica per far sì di pubblicare un annuncio e farlo finire nei primi risultati. Perché se non siete nei primi risultati, nella prima pagina, nella seconda pagina, farete molta fatica a ottenere prenotazioni. Perché? Perché di conseguenza avrete meno visibilità e quindi meno prenotazioni. E d'altra parte c'è anche una mentalità che tra virgolette hanno queste piattaforme. Quindi bisogna tra virgolette allearsi con loro, cioè se non puoi tra virgolette batterli, è meglio allearsi tra virgolette con loro. Quindi ci sono tutte dei comportamenti specifici che piacciono e non piacciono alla piattaforma. Quindi bisogna capire esattamente in cosa consistono per poi ovviamente far sì di essere sempre costantemente nei primi risultati e ottenere ovviamente il maggior numero di prenotazioni. Quinto ed ultimo step, dobbiamo capire esattamente come automatizzare, quindi come creare delle procedure interne che ci permettono di limitare, tra virgolette, i mal di testa, limitare le rotture in questo caso e far sì che gli ospiti accedano all'appartamento in maniera completamente automatica. Tutto quello che riguarda l'identificazione dell'ospite, la raccolta dei documenti, eccetera, eccetera, non un sacco, ma quel paio di adempimenti burocratici che ci sono, vanno ovviamente delegati a dei software, tra virgolette, esterni, dei programmini che possono essere integrati, che ci semplificano molto la vita. Poi dobbiamo automatizzare tutto quello che riguarda le pulizie, ovviamente tramite uno staff, che non dovete assumere, anche perché questa attività, come ho già detto, può essere fatta senza partita IVA. Fino a 4 appartamenti, questo lo dice lo Stato italiano in maniera totalmente legale. Voi non avete neanche la possibilità di assumere delle persone con un contratto di lavoro, versando i contributi e tutte queste cose complicate. No, ragazzi, pagate una signora delle pulizie, un uomo delle pulizie o quello che è, a tra virgolette, all'ora o semplicemente a volta, a chiamata. Loro sono dei liberi professionisti e ovviamente vengono costantemente a pulire l'appartamento, al checkout degli ospiti e lo preparano per il check-in successivo di un altro ospite. Ovviamente c'è tutta un'integrazione da fare con i calendari, quindi queste persone sapranno esattamente quando un ospite esce, quando un ospite entra e saranno ovviamente trainizzate a svolgere tutte le attività necessarie per preparare l'appartamento, pulirlo nel giro di 2, 3, 4 ore, il distacco che c'è fra il checkout e il check-in successivo e far sì di ottenere costantemente anche delle recensioni ovviamente positive.
Quindi ragazzi, per concludere, non vorrei farla troppo lunga, questi sono i 5 step a livello macro, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio perché ci sono per ogni video e c'è per ogni scusate step che vi ho portato oggi, c'è un video specifico su questo canale dove parlo magari 10, 15, 20 minuti solo di quell'argomento e ancora di più. Quindi vi esorto veramente a guardare altri video, qui sotto c'è un mini corso gratuito che entra veramente nel dettaglio, ci vediamo al prossimo.